Buongiorno, bimbe sveglia, dobbiamo partire? Dai ragazze, io devo lavare le lenzuola e poi ce ne dobbiamo andare. Poi c'è una mosca che non mi ha fatto dormire tutta la notte, non so voi come fate ancora a dormire. Sveglia, amore, buongiorno, ciao, amore mio! Ciao, tapina! Si parte! Ciao, amore della mamma! Ciao! Partiamo, amore! Domani siamo dal nostro gattone! Che bello! E stasera qualcuno vuole la crepa alla Nutella sulla nave. Con quel faccino lì sarai mica tu. E sarai mica tu. Vane! Guarda che si è messo il... Ah, si è messa la carta nell'orecchio! Ha ragione, io non ho chiuso occhio stanotte per via di questa mosca che continua a volare e sono andata a lavorare nell'altra stanza e mi ha seguita, ce n'era un'altra. Ehi, furbacchiona, furbacchiona, lo tagliamo adesso? Così mi senti? Così mi senti? Perché così non mi senti. Dobbiamo partire, Vane, devo lavare le lenzuola, ti devi alzare. Dai, su. Sei contenta, amore? Sì, anch'io. C'è un vento brutto, c'è un brutto tempo oggi. C'è un tempaccio. Ce ne andiamo a casa e lasciamo in Sardegna il brutto tempo. Dai, su, vuoi far colazione, amore? Vuoi pane e Nutella? Buongiorno, finalmente, amore. Dai, che devo lavare le lenzuola, altrimenti non partiamo più. Dormito bene con la mosca? Mi ha dato fastidio tutta la notte. Anche a te? Ho visto che hai messo la carta nell'orecchio. Quanto sei furba. Potevi metterla anche a me, però, eh. Guarda, una rottura di scatole che tu non puoi capire. Comunque, dai. Adesso vai in bagno, fai colazione se vuoi, altrimenti tra pochissimo pranziamo perché poi dobbiamo partire, va bene? Manca veramente poco, abbiamo ritirato tutto, abbiamo svuotato i frigoriferi, le dispense, abbiamo la macchina carica. Guarda, che domani sarà un problema. Ci aiutate domani a casa, vero? L'unica cosa che manca è la valigia da chiudere, quando siamo sicuri di avere tutto l'arredamento, tutto l'abbigliamento giusto, allora la possiamo chiudere. Si parte, ragazzi, siete contente? Domani vediamo il nostro gattone e il nostro fratellone. Salutiamo la nostra casina, è giunto il momento di partire. Ciao casina, ci vediamo il prossimo anno. Che triste la nostra casa senza niente, non c'è più un tavolo, non c'è più una sedia, non c'è più una bibita. Anzi, facciamo una cosa, salutiamo papà e noi restiamo qui. Ciao papi! Dai, andiamo. Allora, dobbiamo passare un attimo al centro commerciale. Entriamo, guarda Ah, ti piacerebbe? Vi dispiace? Guarda Vanessa. Vane, dai, lasciamo il cibo al gatto, come sempre. L'altra si è lanciata di là. Vi dispiace un po'? Adesso sì, eh. Adesso che partiamo, sì. Ali, sei morta? Dai, andiamo che papà ci sta aspettando. Cosa devi salutare? Non ti sporcare di erba. Finta. Ciao, ciao casina. Ciao amore, ciao ragazzi, a presto, vi vengo a trovare. Siamo al porto, c'è una fila bestiale, stiamo aspettando di riuscire a dare i documenti e a imbarcarci finalmente. Io sto morendo di fame, voi? Mamma mia, che fame che ho stasera, oggi abbiamo pranzato pochissimo. Dai che tra pochi minuti, spero, siamo sul traghetto. Siete contente? Sì. E qualcuno vuole andare nelle palline stasera a Sì. giocare? Ah, Ora avevo proprio voglia. hai voglia, amore? Anch'io, io mi nascondo nelle palline, non mi faccio più trovare da te. Neanche da Nessuno. me? Dormivi stanotte? Sì. Bimbe, ma non ci fanno più salire. Sono le 8, alle 9 dobbiamo partire. Qua non è salita ancora una macchina. Questa cosa mi fa un po' strano. Speriamo che per il vento non ci facciano partire un po' più tardi, perché dovevamo già essere su quasi da un'ora. Vabbè, aspettiamo, Ani, sei un po' stanca. Tu hai fame? Ci sono i panini, li vuoi? No? E allora muori di fame. Sì, va bene. Bimbe. Sono le 8:20, tra un'ora si parte e finalmente forse vedo una luce di speranza. Ho visto le macchine davanti a noi che hanno acceso le luci. Niente, Ani? No, dai, dai, ci stanno per far imbarcare, anche perché Ma io altrimenti vedo una veramente tra un'ora patrulla. parte la nave, probabilmente secondo me partirà con qualche
magari con un'ora di ritardo, ma glielo faremo sapere dopo ai nostri cucciolini. Intanto cerchiamo di salire, che Vanessa sta morendo di fame perché i miei panini non le piacciono. Vuole la focaccia del bar. Ani, stiamo andando, sono già due file adiacenti la nostra e sono partite, e tra poco tocca a noi. Contenta? Sì. Sei un po' stanca, eh? No. Un po' stufa di stare in macchina? Sì. Ce l'abbiamo fatta. Bimbe, ce l'abbiamo fatta, siamo nel garage, adesso parcheggiamo e andiamo a cercare la cabina, ok? Sì. Finalmente. Ce l'abbiamo fatta, stiamo cercando la cabina, no, veramente non abbiamo ancora preso la chiave, tra poco ce la consegnano. Sei felice? Sì, un sacco. Di che cosa? Un sacco. Di mangiare la crepe, di sì. Giocare? No, di mangiare la crepe. Fa un freddo qua dentro. Di mangiare la crepe. È la cosa che io pensavo di più. Speriamo che sia buona. Non ho mai mangiato i vitamini. No, infatti, no. È la prima volta. Guarda, questa ho mangiato. Ero dentro e l'ho mangiata. Arrivati! Ciao! Ciao, ben arrivate! Meno male che non fa freddo qua dentro tanto quanto fuori. Fuori si gela. Ma voi non avete freddo, freddo sono io. Volta. Ma sono tutti uguali, amore. Io ho fame. Ma, ragazzi, a parte gli scherzi, io sto battendo i denti. No, io ho fame. Voi no? Hai freddo, Ani? Ma io sì. No, no, siamo in cabina coperte, no. Sotto la coperta. Io no. Ho freddo. Dai, ti prego. Ho fame. Aspetti, mangiavi in macchina tutti i panini che avevo fatto. Dai, ho fame. Un attimo. Ti devi lavare le mani, prima. Anche tu, Sì, però andiamo. Io mangio la crepe. Ho capito che hai fame. Io la crepe. Questa nave è fantastica perché si chiude da fuori. Quindi facciamo subito uno scherzo. Apri! Dai, amore! È aperto! Sì, vedi. Oh, finalmente la focaccina tanto attesa e desiderata. Cosa c'è dentro questa focaccina, Vanessina? Cotto? Cotto e formaggio. E che regalo ti ha fatto questo gentilissimo signore? I popcorn. Ma c'è papi. Buoni. È stato carino. Ti ha regalato i popcorn perché gli ho detto che non hai mangiato nulla in macchina in attesa della sua focaccia. Ed è vero, è la verità. Va bene, allora buon appetito. Tua sorella è già nelle giostrine, l'ho persa. E poi andiamo a vedere che sta facendo. Se sa che ci sono i popcorn, arriva al volo. Ah, ma sei arrivata? Qualcuno ti ha detto che c'erano i popcorn, Tua sorella? Che carina e che gentile. Ma è la serata della gentilezza, non lo so. Quindi devo fare qualcosa di gentile anch'io? Lei va con i popcorn in bocca. Come se io non vi avessi mai detto che quando si mangia si sta fermi. E in silenzio lei è andata a giocare nelle palline. Ciao, hai i popcorn in bocca? Stai mangiando? Bene. Stai ferma lì, non ti muovere. Ani, metti giù il telefono. Ma con chi parla? Hai già fatto amicizia? Isa. Con chi? Isa. Isa si chiama? Con Isabella. Isabella infatti. Veramente? Guarda, in linea, è lì. Ah, ma stavi parlando con Isa, oddio. Mi ha detto di mandare giù la chiamata perché lo chiamo dopo. E dopo non prende più, chiamala da qui? Mi ho detto un messaggio dopo. Ma dopo non prende più quando partiamo, messaggio. È la stessa cosa. Vabbè. Ah, ok. Vai a giocare. Domani quando faccio colazione. Ma sì, quando facciamo colazione domani lei dorme. A meno che non arriviamo in ritardo. Dai, vai a giocare. Se vuoi star qua, stai qua, Dove vai? Era di là il gioco. Ani. Ehi là, fai il percorso? Ma non ti si vede. Guarda che tra poco è pronta la crepe. Ciao. Ciao amore. Ciao. Ciao amore. Tra poco è pronta la crepe, Vieni fuori? Vieni perché sta arrivando la crepe. Vanessa è già arrivata, vai. La crepe è arrivata. Anche te, com'è? È buona? È buona, amore? È andata bene questa volta?
Sì? Ti piace, Vane? Sì? Ok, ragazzi, dopo la crepe due giostrine. Bene. E poi andiamo subito a dormire, eh? Ok? Sì, sì, tu leggi un po' il libro se vuoi, va bene? Secondo me questo è il pezzo più buono. Eh sì, eh? Quello pieno con di Nutella? Lo stai tenendo per ultimo? Brava. Mamma mia, sembra che tu non mangi mai la crepe, eh? È la prima volta, mai. Stavo tagliando, mi sei rotta. Te la taglio io, ma non sì. C'è più la forchetta. Vale, guarda. Oh mamma. Ma tutte lei combina, è una combina guai. Le succedono tutte a lei, eh? Guarda, forchetta. Ma tu è ancora intera? Te la taglio? Non troppo grossa, eh? Già sta tentando di chiedere dei tovaglioli. È scappata, perfetto. Dove è andata? Non la vedo più. Si è rimessa in coda. Sta tentando di chiedere i tovaglioli, ma la vedo un po' in difficoltà, eh? Vino, caffè. Questa nanetta. Allora, bimbe, siamo rientrate in camera. Vi do 10 minuti di tempo per rilassarvi un attimo da questo stress psicologico che si ha quando si prende un traghetto per tornare a casa. Sapete che una volta io tu dormivi e noi stavamo pensando alla crepe, ti ricordi, Vane? Guarda che l'hai appena mangiata la crepe. Pensavo ne volessi un'altra. Forse quando siamo arrivati. Ma... E poi non ti ricordi che ti sei alzata e siamo andata a mangiare la crepe? Sì, che io mi ero addormentata, poi mi sono svegliata e vi ho portate fuori. Ma e invece, sempre nel viaggio di andata, ti ricordi, Vanessa, quando dormiva che rideva e chiamava i gatti? Ora vale, no. Basta. No, dicevo gatto. Gatto. Ma corne. Mamma. E rideva come una matta. Ma domani ci sono 2 ore di strada da fare? Certo. 2 ore? Da Genova a casa. Non uno? Ma poco meno di 2, dai, un po' meno. Un'ora? 1:40 forse. Che pigli. Ma tanto dormirete voi, perché ci svegliamo presto e in macchina dormirete fino all'arrivo. Quanto siete contente di arrivare a casa? Ma questa vi porta solo a Novara? No, questa porta a Genova, non a Novara. Ma tutta questa gente va a Novara? No, ma va. Ancuna va? Ancuna va? Non lo so dove va. A Roma? Che Roma, è Roma. A Genova chi si va? Chi va a Roma prende quella la nave della Civita Vecchia, c'era bisogno di prendere alcuni? Questa. Sono... Va bene, bimbe. Andiamo. Giochiamo 5 minuti poi a nanna, ok? Buonanotte. Buonanotte. Siete comodine? Insomma. Dai, buonanotte, cucciole. A domani mattina. Ciao ciao. 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 Sei già caduta? Bambine. Cosa fai? Ma sei scema? Perché cosa fai? Oh, ascoltatemi. No, tanto non apre. Ascoltatemi, te sei pazza. Ragazzi, c'è il mare non mosso di più e per stare in piedi bisogna fare molta attenzione e avere un buon equilibrio. Ragazzi, a me viene vado a vomitare. Ascolta, cercate di non cadere, per favore. Io prima stavo cadendo addosso a una signora che dormiva. Andiamo sopra, facciamo un paio. Tenetevi. Mamma mia. Mamma mia, come mi dice. Mamma mia. Oddio. Tieniti, tenetevi, che volate giù dalle. Che volate giù dalle scale. E su? Vane, su. Ma ora va piano. Vero? È su. Sì, è su. Vane. Meno male che andava piano. Comunque, Vane, secondo me è il vento, eh. No. Sono raffiche di... Sì. No, questo è sempre quanto piace. No, Vanessa, sono raffiche di vento. No. Zitta. Sentite. Pulisce la nave. Perché pulisce la nave? Ma hanno visto io dalla finestra. Sentite? Vanessa dice che pulisce la nave. Sì, è quello che spruzza. Ah, è quello. Sì, però guarda che vento che c'è, lo vedi? Spruzza alla velocità della luce. Ma cosa spruzza? Ma sì. Quella è l'acqua del mare che sale, eh? Mamma mia.
aiuto. Mamma mia. Ragazzi, c'è una tempesta fuori. Abbiamo scelto il giorno giusto per partire, eh? No, ma guardate. No, qua non si vede. Il cane, ma da sdraiati è meglio. In cabina si sta meglio, ma se camminiamo è finita. Io ho visto un cane con gli occhi giganti. Sì. Dai, dai che ci siamo. Mamma mia, guardate ragazzi, guardate. Ho paura. Ma perché si apre la porta scura? Oh, 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 oh. Presa per i capelli ti ho presa. Dai, 5 minuti. Sei riuscita? Bimbe. Ah no, qua, qua, è vero, è vero. Abbassa già questo serrando, vai. Dai. 5 minuti, poi andiamo. Non cadere dalla moto. Aspetta che devo cambiare i sogli, aspetta un attimo. È spento? No. È spento, no. Siamo venuti per niente. È spento, va. È spento, che palle. Con tutta sta fatica che abbiamo fatto per venire. Possiamo giocare un po' che ci sono già qui? No, no, no. Io no. No, è spento, si vede che a un certo orario spengono. Se vuoi che ti dica? Dove sono? Le 11:30. Niente ragazzi, è spento, dai. Siamo venuti fino a qui per niente. Vane, che ti devo dire? Avevo la moneta, non l'ho presa per colpa di papà che ha detto di usare i suoi soldi e non quella di Anastasia. Andiamo, mi gira la testa, bimbe. Mi gira la testa. Attenzione Anastasia, tieniti, eh. Scendiamo ancora. Tieniti. Aspetta male? No. Dove c'è il negozio? No, ma guarda che è qui, eh. È qui, è qui. Vai avanti. Cerca di stare in piedi. Ani, ma ti sei fatta male, amore? No, amore, dai, gioia, ti avevo detto di fare attenzione. Mamma, ho capito. Ecco, tutto bene, amore? Ti sei fatta male la mano? Mannaggia. Dai, adesso però mangi questi, che sono l'unica cosa che abbiamo fatto. Siamo usciti per giocare, invece abbiamo comprato gli M&M's. Anzi no, li abbiamo comprati prima, è vero. E poi veramente andiamo a dormire. A me viene da vomitare, c'è la nausea. Mamma mia. Notte ragazze, ci vediamo domani mattina, speriamo in bene. Bimbe, buon sveglie. Com'è andata la nottata? Bene. Bene, voi non vi siete accorte di nulla, fortunatamente, ma alle 4:47 di questa notte il mare sembrava la nave dei pirati, che è una giostra che c'è al Luna Park. Praticamente faceva così e così. E io andavo giù e poi tornavo su. No, vabbè, ho detto Dio mio. Però fortunatamente mi sono riaddormentata comunque subito e siamo arrivati a Genova. Siamo ancora in movimento, ci hanno svegliati, sono le 9. Sono le 9 del mattino, non sono le 7 del mattino e io, come vi dicevo già ieri, avendo fatto tardi ieri in partenza, sicuramente oggi saremmo arrivati più tardi. Ma infatti mi sento molto riposata, non sono stanca per nulla, nonostante la nottata in burrasca. Ce l'abbiamo fatta. Dopo andiamo a fare colazione. E adesso andiamo a fare colazione, andiamo a mangiarci la brioche. Va bene, dai. Se no, ti ricordi che c'erano... Oh no, quello nella nave della crociera, che c'erano cereali. Gelati? No, cereali. Ah no, qua non ci sono i cereali. Ci saranno a casa domani. Ragazzi, siamo tornati a casa. Madonna, ti rendi conto? Sei contenta? Andiamo a far colazione. Mamma, che un'ora? No, quasi due. Buona colazione, amore mio. Com'è questa brioche? Abbastanza buona? Vabbè, dai, quello che abbiamo trovato, eh? E tu stamattina super americana, brava. Sai che forza e energia che ti dà questa colazione? Ma anche grassi, perché c'è il bacon. Però è buona, brava.
che dormono, siamo quasi a casa e non vediamo l'ora di rivedere il nostro gattone. Andate a casa nostra e chi c'è qui con noi, Olivia? Ciao amore! Ma tu sei meravigliosa! Tu potresti campare 6 mesi senza ne... Cosa c'è? Ti lavi? Perché le manine di Vanessa ti danno fastidio. Hai visto, Ani? C'è la nostra Olivia. Che bello, non vedo l'ora di andare a prendere Gasper. Adesso, ragazze, dovete innanzitutto farmi una gentilezza. Ma sì, amore, sì. La mamma. Dovete salutare Beatrice, perché ho ricevuto un messaggio dalla mamma di questa bimba che domenica era alla Metro Pizza lì da Elena in pizzeria a San Teodoro perché voleva vederci. Ma io purtroppo il messaggio l'ho letto solo oggi. Siamo appena arrivate a casa. Quindi chi salutiamo? Beatrice. Ciao Bea. Ciao. Ci vediamo magari il prossimo anno se ritorni a San Teodoro. Ciao Olivia. Ciao Beatrice! E dopo anche Gasper! E dopo anche Gasper! Ma non finiamo il video proprio quando c'è Gasper! Ma no! Dove andiamo a mangiare? Dalla nonna! Elisa! Yeah! Dai ragazze, diamoci da fare che dobbiamo andare a pranzo! Guardate le ragazze terre che piccoline che ho anche le figlie! Ma lei è il nostro amore! Ma stai pettinando? La voglio pettinare! Arrivati da nonna Elisa e nonno Silio! Sei contenta? Sì. Hai fame? Io sto morendo di fame! Fatti vedere te, mamma mia che eleganza, ma dove devi andare? Dai nonni o a ballare dopo? Non è che dopo vai a ballare e non mi hai detto niente. Arriviamo nonno! Non c'è, ma non c'è, ma non c'è, con chi parli? La prima sera. Lo so, dopo mi date una mano perché prima finiamo e prima andiamo a prendere Gasper, c'è anche Daniel da andare a prendere. Mi sa che ritarderemo da Dani, non lo so, gli ho detto alle 6, però... Oppure che non ce la faremo mai. Va bene, aspettiamo papà e andiamo. Che bella. Amore, una signorina. Ciao. Eccoli. Eccoli qua. Ma abitate nella stessa casa? Ancora. Ci avete chiuso fuori, delinquenti. Nonna Elisa. Ciao. Vi siamo Ciao. Mancati? Tanto, tanto, non ne potevo più. Abbiamo mangiato come maiali anche oggi, io soprattutto. Adesso sono in dubbio su due cose. Una, se andare a dormire. Due, se ritirare i 500 pacchi che abbiamo in casa. E dobbiamo prendere Gasper. E dobbiamo andare a prendere Gasper. Certo, guarda, se non fosse che ho la casa da mettere in ordine, mi aiutate voi, così appena abbiamo finito, andiamo. Sì, mentre siamo qualche notte, siamo da sole inoltre, e così possiamo andare a prendere Gasper. Ragazzi, sono appena tornata a casa, mia mamma ha già messo in ordine, e adesso stiamo andando a prendere Daniel, che stiamo andando a mangiare fuori al sushi, e ci vediamo dopo con Gasper. Ciao. Appetito? Cosa mangi? La zuppa? A me non possono ancora arrivare con me. Oh, adesso arrivano, amore. Porta pazienza, eh. Ragazze, mangiamo. C'è anche il nostro fratellone. E poi andiamo a casa a far la nanna, ok? Eh? Vediamo se riusciamo, ok? Vane, stiamo andando a prendere Gasper. Sei contenta? Non ci stai più nella pelle. Chissà se ci riconosce ancora, amore. Amore? Secondo te Gasper ci riconosce? No. Benissimo. Sei felice? Sei emozionata? Adesso ci annuserà per bene. Eh? E poi ce lo portiamo a casa e ce lo spupazziamo tutto. Ok? Andiamo. Siamo arrivati a Gasper. Manca pochissimo. Andiamo
a dormire perché io sono non distrutta, ma di più. Vanessa, Anastasia è con Daniel, va a dormire insieme a Daniel. E salutiamo i nostri cucciolini, andiamo a dormire veramente perché io sono stanchissima. È 1:15 di notte. Ciao amore. Ciao amore, cocorino. E fai la nonna con noi stasera? Sì, va bene. Ragazzi, buonanotte, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ma come fai a essere ancora così sveglia?